io voglio sapere chi è Roberto Carlino. Sì. Perché io stamattina, inferocito già per altri motivi, ho indagato, sono andato sul suo sito immobildream.it. Sì. E non funziona, cioè non c'è una casa in vendita, non c'è un minimo di immobile. E gli costerà fare pubblicità in televisione, sui vari quotidiani. E allora la domanda che ci riponiamo dopo 3 anni... Ma non è la mascotte di qualche parco? Ma secondo me è la mascotte di qualche premier. Inizia sempre con la stessa lettera. Lui è il portachiavi di Berlusconi, sì, secondo me. Sì, sì, sì. Allora, anche oggi vorremmo indagare un attimino meglio e capire chi è questo pelatone coi capelli finti in testa che appare su tutte le reti Mediaset e su tutti i quotidiani spendendo centinaia e migliaia di euro. Specialmente sul resto del Carlino. Andiamo, vai. Sono innumerevoli le domande esistenziali che ogni singolo essere umano si pone ogni giorno. Chi sono? Chi sono? Da dove vengo? Da dove vengo? C'è f***a facile sugli altri pianeti. Avevo chiuso il gas prima di uscire. Sarà stata veramente vergine mia madre prima di mettersi con mio padre? Sì. O se la sono pompata in mille? Ma... Domande, curiosità attanagliano la mente umana quotidianamente. Ma una domanda martella la materia grigia di ognuno di noi. Che c***o è Roberto Carlino? E perché la sua parola è così inconfutabile? Abbiamo scavato negli archivi segreti del Corriere dei Piccoli. E abbiamo scoperto la verità. Roberto Carlino è sempre esistito. Ma non è vero! E sempre esisterà. E sempre esisterà. All'ultima cena lui era presente, ma la sua scrivania non fu inquadrata da Leonardo per problemi di troppa luce propria che oscurava gli altri invitati. La fronte! Quando Mosè ricevette le tavole dei 10 comandamenti, fu Roberto Carlino ad affittargli un furgone per trasportarle dal Monte Sinai. Ma non è vero! Infatti, nelle vecchie scritture c'era un 11° comandamento. Cioè? Ringrazia Roberto Carlino per la sua gentilezza. Ma il Carlino stesso chiese di cancellare quest'ultimo comandamento per evitare troppa pubblicità nei suoi confronti. In realtà i 300 spartani morti alle Termopili erano 301, perché c'era Roberto Carlino che gli incoraggiava. Roberto Carlino è sempre esistito e sempre esisterà. Clark Kent, quando si leva gli occhiali, diventa Superman. E quando Superman si leva i capelli, diventa Roberto Carlino. Roberto Carlino. La sua parola passa attraverso il piombo, il cemento armato e il sottile strato di wasabi. Roberto Carlino c'è stato. C'è. Roberto Carlino c'è stato. Ma chi è? E ci sarà sempre. E tu non puoi farci un cazzo. Roberto Carlino, con la sola imposizione della lingua, può spostare montagne, soldi, case, può cambiare il tempo, può creare cataclismi e può far ballare la breakdance a Lazzaro. La parola di Roberto Carlino è custodita gelosamente a Fort Knox. Non so perché, ma sento puzza di Silviata, eh?